5 anni di crescita costante che portano il fatturato a veleggiare sui quest'anno 6,1, ma che ci danno anche delle prospettive di solidità di questa ripresa e di stabilità di questa ripresa anche per il 2022. Chiaramente il settore industriale della nautica non è avulso da tutti quelli che sono i fattori esogeni e la situazione economica internazionale, ma il portafoglio ordini dei nostri cantieri, che è anche poco esposto per misura delle imbarcazioni nei confronti anche della clientela ad esempio russa, ha una forte esposizione sul mercato statunitense e americano, ha consentito alle nostre aziende, anche grazie al Salone Nautico di questi anni, che lo diciamo tante volte, è stato l'unico evento nel 2020 a svolgersi in Europa, l'unico Salone Nautico internazionale a svolgersi in Europa, ha svolto una funzione anticiclica per le nostre aziende e quindi adesso possono contare su un portafoglio ordini che va a 2-3 anni. Quindi diciamo che le prospettive sono molto buone per le nostre aziende.